Questo è il Grande Fratello AOSR Edition. Guardate com'è messa la stanza. Questo è il primo anno dell'AOSR Edition. Ed ecco qua che entra uno dei nostri concorrenti, Jacopo Ciuffoli. Allora, dici un po' come ti trovi nella casa. Ma guarda, ti devo dire che la casa non è un granché. E poi il mangiare non ne parliamo. Ma in che senso, dai? No, viene servito. Guarda come siamo messi, giacche dappertutto, gli zaini in mezzo. Io non ce la faccio più. Ma parte della roba è pure tua, calcola. Senti, io sono venuto qui per fare critica e non autocritica, quindi... Vabbè, allora, dimmi un po' di Pino, dei personaggi qua nella casa. Pino è uno che veramente nella casa si è ambientato bene, però alcune volte ha bisogno di quella cosa in più per andare meglio qui nella casa, perché alcune volte non riesce a legare bene. Ma che vuoi dire? Che cosa gli serve in più? No, ma gli serve un po' di stimoli. Non lo so, sì, un po' di stimoli, perché poi non so come dire, nella casa non va tanto bene. Invece Luca, Ughi, l'hai mai conosciuto ancora? No, Luca non ne parliamo perché fa troppo il simpaticone e guarda, lasciamo stare perché veramente... Da dargli un cazzotto in bocca o...? No, ma vabbè, scusate un attimo. Sì, Luca, dimmi. Sì, sto giusto parlando di te. Sì. Vabbè, tanto stai qui dietro, fra 5 minuti esco e ne parliamo. Vabbè, ciao. No, era Luca che vi saluta. L'avevamo capito che era Luca, Che sta preparando la pasta e quindi... Ah, ok. E invece di Raffi che ne pensi? No, ma guarda, Raffi deve come dire, è quello simpatico così, quello che prende il sole, che sta in piscina, quello che non fa un cazzo. No. Insomma, l'abbiamo già visto. Però che gioca la PSP, tromba, fa quello che vuole. Che comunque deve magari mettere a posto la stanza. Lui che non ha fatto niente deve mettere a posto la stanza. Ah, ok. Invece di Vicky, parlaci un po' di Vicky. No, guarda, detta Vicky, pure la Vickyara. Vicky è una persona molto simpatica. E però me l'ha detto che fa certe cose. Mi sono trovato bene e... Lei si trova bene là sotto pure. Abbiamo visto il video di ieri sera e... Però volevo dire che... Ma. Sotto le coperte ieri sera Vicky e Luca hanno fatto di tutto e di più. Ecco, guardi il video qua alla sua destra. Ecco, mi capisce, no? Ecco, voglio dire che... Vabbè. Vabbè, qua abbiamo finito con lei. Comunque, le vorrei dire che qui scarseggiano gli alimenti. Quindi vediamo un po' di caricare la cucina di sushi, riso cantonese, filetti e pasta fatta bene. Ci siamo capiti? Ma lei chi vuole eliminare? Luca o Vicky? Luca, eccomi, si squaccia la pasta. Sì, sto arrivando, non ti preoccupare. Va bene, ciao. No, allora... Io nomino Vicky perché ultimamente non è stata molto gentile con me e comunque devo andare, c'è la pasta. Ah, ok. Arrivederci. Grazie.